il fiume Ticino, e lì ci sono le rapide. Allora decidiamo di fare così, prendo la borsa ovviamente. Questa zona era tutta allagata, questa zona degli alberi, quando venni quest'estate. Allora ho fatto il bagno nel bosco, incredibile. E qui invece, ecco, possiamo metterci qua, che magari siamo già più distanti dalle rapide. Benissimo. Per avere forza e volontà nella vita dovete assolutamente fare dei progetti che, allora, dicono non dovete seguire la massa. Allora, ci sono dei progetti di vitale importanza. Se per esempio tutti mettono su famiglia, diciamo tutti, non è che noi dobbiamo per forza mettere su famiglia, però è un progetto. E il progetto vitale, l'amore vitale, qual è? Semplicemente rendersi conto che non è che sono dei progetti imposti, sono semplicemente dei progetti di vita. E quindi quando concepiamo questo, ecco che siamo aperti a questi progetti e mano a mano continuiamo con praticamente la seconda fase, quindi preparazione a ciò che verrà, il contatto extraterrestre. Bello, cari amici, gli uccelli fantastici. Tornando a noi, quindi, ok, seconda fase, e parleremo degli impianti. Allora, gli impianti tecnologici extraterrestri, io la prendo in maniera molto benevola, non siamo sempre così timorati delle nuove tecnologie. È vero che queste nuove tecnologie le otterremo. Cosa sono gli impianti tecnologici extraterrestri? Gli impianti extraterrestri sono praticamente dei computer di quello che sarà il futuro dei computer. Vi ricordo, qua siamo vicino all'aeroporto Malpensa, quindi il fatto dei rumori, è naturale, è la mia zona che è così. Allora, veniamo al dunque. Quindi questi impianti extraterrestri sono dei computer. Però perché noi terrestri non abbiamo questa tecnologia? Si è parlato tanto di impiantare, vi ricordate negli anni scorsi, degli impianti nelle persone, e ci si lamentava, ma poi si viene controllati. Ok, non è stato fatto, è stato fatto solo per esempio per i cani, viene messo l'impianto sotto, lo chiamano microchip, esatto, microchip. Però dovete sapere, sperando sempre appunto per identificare i cani che non si perdano, il problema è che quando si perdono poi vanno persi pure i microchip, nel senso, vi spiego, purtroppo a volte glieli tolgono quando li abbandonano.
gli tolgono il microchip. Invece identificare il cane, bene, almeno non si perde, quello è importante. Ma perché sul cane è stata potuta fare una cosa del genere? Perché il cane ha una grossa pelle, in realtà il microchip lo mettiamo, adesso dovrebbe essere appunto per legge, il microchip nel cane per esempio lo mettiamo sotto pelle. Quindi in realtà non va nella carne il microchip, ma va nella sottopelle. Adesso mi spiego. Non è possibile per la tecnologia umana impiantare computer all'interno del corpo umano, all'interno del corpo. Quindi cosa succede? Che però noi, avendo una pelle molto sottile, non possiamo in realtà neanche avere qualcosa sotto pelle. Perché c'è chi li mette, però sappiate, ci sono delle controindicazioni tremende, nel senso che ben presto il corpo li respinge e cerca queste cose di espellerle, questi microchip, perché non li ritiene assolutamente autostrani, posti strani questo, poi vi spiegherò, giri strani. Comunque, assolutamente non ritiene parte del corpo il microchip, ovvio. Quindi cosa succede? Che cerca sempre di espellere il microchip. Allora non sarà assolutamente possibile avere un microchip, perché il corpo cercherà sempre di espellerlo. Ok, benissimo, questa è la prima cosa. Allora cosa succede? Con la tecnologia terrestre attualmente non si può fare. Dei veri e propri computer gli extraterrestri li possono impiantare nel corpo umano. In che senso? Allora, prima di tutto, per 6 mesi il terrestre, ogni 28 giorni, quindi ogni lunazione, ogni fase lunare di luna piena, viene praticamente dato un segnale, un input al suo cervello in maniera che assorba dei dati, in maniera che quindi ritenga quel microchip, quel computer, parte del suo corpo. Una volta, dopo quindi 6 volte ogni 28 giorni che il corpo umano ha ricevuto quei dati, può ricevere un microchip senza che il corpo lo espella. Possa espellere, ok, ecco. Allora, dopo 6 volte ogni 28 giorni può essere impiantato un microchip extraterrestre, che è un vero e proprio computer, perché, come vi avevo raccontato, la tecnologia extraterrestre si confà non solo a materiali di roccia, materiali metallici, ma anche a materiali materiali, come potrei dire, vegetali, no? Ecco, io cercavo di trovarvi un po' di vegetali, anche materiali vegetali. E quindi il computer è intelligente perché? Perché viene impiantato un vegetale, sapete che i vegetali sono intelligenti, sono anche piccoli come un seme. Ed ecco che il computer non è più solo metallico, ma è anche vegetale. In questa maniera possiamo avere dei computer all'interno del nostro corpo dopo che il cervello è stato dato 6 volte l'input ogni 28 giorni per assimilare, come se fosse del corpo stesso, questo computer, questo microchip. E con quello si può fare tutto, quindi noi possiamo avere un contatto con le creature extraterrestri pur non avendole vicine tramite questi impianti. Non soltanto, poi ci sono vari impianti, c'è praticamente un segnale che l'uomo non riesce a captarlo, questi microchip danno un segnale, per esempio le creature extraterrestri mettono dei microchip, danno un segnale verde, diciamo, daremmo aurea verde, no? Diciamo, un'aura verde.
una luce verde, diciamo, danno, come potrei dire, donano una luce verde, ecco, quindi donano una luce verde e c'è questo segnale, mentre invece poi anche le creature intraterrestri, intraterrene, quelle che vivono sotto la terra, possono dare un altro microchip, un altro computer, che però dà il segnale rosso. Questi due microchip, una volta che il cervello è stimolato, possono essere impiantati anche tutti e due. Il microchip extraterrestre avrà forma di piramide, ma piccolissimo. Il microchip intraterrestre, delle creature sotto la Terra, avrà una forma come se fosse di capsula, per intenderci, come una capsula, una cosina in lungo, stretta stretta, piccola, no? Piccolissime naturalmente. Allora, chi, i terrestri che sanno di questa cosa, nel senso, in alcuni casi lo stesso terrestre che dice, per esempio, gli extraterrestri, proteggetemi, e gli extraterrestri possono proteggere in questa maniera, oppure voglio avere contatti, si possono avere anche contatti o diretti o anche tramite questi computer. Questi computer che l'uomo non riesce a trovare, quindi l'uomo che crede di sapere tutto, poi non riesce a captare questi segnali di questi computer, che poi però possono anche dare precise indicazioni, nel senso, questi microchip poi possono comunicare con però i computer terrestri, assorbire dei dati dai computer terrestri, oppure per esempio lanciare un segnale in maniera da praticamente dare un segnale, sono qui, e allora si procede in una certa maniera. Per esempio, per questo a volte, se non si vuole per esempio un sorvolo di elicottero da una parte, si lancia il segnale da un'altra parte, arrivano dall'altra parte aerei, elicotteri, e se per esempio delle creature intraterrene devono sbucare da una parte, non vogliono farsi vedere, si lancia il segnale da un'altra parte, i terrestri, servizi, no, servizi segreti, captano quel segnale, vanno nella direzione sbagliata e intanto fanno attività le creature dall'altra parte, dove non vengono trovate. Però buona cosa, certo, avere una tecnologia superiore dà la possibilità di sapere delle cose che con una tecnologia inferiore non si possono conoscere. Quindi è naturale che poi le creature extraterrestri, sapranno cose di più. Allora, perché Gennaro Gelmini piuttosto che altro? Prima di tutto, lo sapete benissimo, non è che sono il solo. Però ci sono dei punti che magari posso sapere io, e non è detto che tutti possano sapere alla stessa maniera. Allora veniamo al dunque. Semplicemente questo. Ma se riesco faccio anche così, non è che sto troppo in alto. Allora, semplicemente questo. Io sono quello che ho detto di sì. Semplicemente. Bene, sappiate, non è la videocamera storta, in questo caso sono gli alberi che sono storti. Il sole va e viene dalle nuvole, quindi la videocamera è dritta assolutamente, vedo che l'audio si sente bene e sono gli alberi che sono storti. Difatti d'estate, quando sono venuto qua, questa zona era presa dalle onde del Ticino, del fiume Ticino, che sta qua a
fianco a noi. Era tutta allagata proprio in relazione al fatto che delle montagne, dei ghiacciai che si stanno sciogliendo a giugno, luglio, agosto. Ebbene, quindi, perché proprio io, tra i tanti, ma io semplicemente ho detto di sì. 20 anni di contatti con le creature extraterrestri e 1 anno con contatti con le creature intraterrestri, intraterrene, perché ormai adesso le creature extraterrestri si stanno preparando al contatto. Quindi per continuare questi contatti ho preso nuovi contatti, ma stavolta in questo ultimo anno con le creature intraterrene, intraterrestri. Per esempio, altro che il regno di Sambala, che è conosciuto anche come Agartha orientale, il regno di Sambala con la sua regina, che aveva scavato delle gallerie in questo bel pianeta Terra, e poi un'altra creatura entrò in queste gallerie, dicasi che pensò che fossero disabitate, invece no. Ma allora, naturalmente, nacque l'amore, e lì poi si sviluppò la civiltà di Sambala, del regno di Sambala. La regina, il re, il principe, poi sono cose fantastiche, reali, reali, fantastiche di gioia, perché sono riuscito anche in quest'anno, come avevo detto l'anno scorso, ho cambiato creature, perché le creature extraterrestri si stanno preparando al contatto. Quindi ho quest'anno di creature intraterrestri, quindi a volte vedete anche che cambiano i luoghi in cui andiamo. E importantissimo, quindi, questo contatto, ma com'è possibile? Si stanno preparando da 1 anno? Sì, perché l'umanità doveva già dire di ciò che avverrà. Nibiru, pianeta Nibiru, si avvicinano a queste creature extraterrestri, perché hanno creato noi, abbiamo detto, perché noi siamo una razza rara che riesce a vivere all'esterno dei pianeti, mentre invece normalmente le razze vivono all'interno dei pianeti. Le creature vivono all'interno dei pianeti. C'era proprio nell'universo assolutamente sovrappopolazione, e quindi era giusto creare delle creature che vivessero all'esterno dei pianeti per allentare questa sovrappopolazione. Ci sono riusciti appieno con, ad esempio, noi terrestri che viviamo sulla Terra. Quindi questo contatto del pianeta Nibiru con queste creature extraterrestri che vivono all'interno del pianeta Nibiru. Perché non l'hanno ancora detto che addirittura dopo 20 anni dal 1999, dopo 20 anni non l'hanno ancora detto, 20 anni di divulgazione, ha dovuto fare quest'ultimo anno con le creature intraterrestri, perché giustamente le ringrazio tantissimo, ringrazio Sambala, del regno di Sambala, che mi ha aiutato in quest'anno anche grazie al dono di suo figlio, al dono del principe. Cose spirituali, cari amici, sono doni, sono segreti, doni segreti spirituali, ok? Noi spiritualmente possiamo arrivare a certe cose. Quindi cosa succede? Perché? Com'è possibile tanto tempo? Allora, Gennaro, ma è tantissimo tempo, troppo tempo. Allora, veniamo al dunque, cari amici. Naturalmente io la divulgazione l'ho scelta. Io perché la faccio? Perché ho detto sì. Ok, per questo. Però il punto qual è? Sono tanti 20 anni. E poi più 1 anno ancora, 21. Allora il punto qual è? Che praticamente dovevano assolutamente già dire del pianeta Nibiru.
dovevano già dire tutto quanto del pianeta Nibiru, cioè del suo arrivo ogni 3600 anni tra Marte e Giove, passa al perielio tra Marte e Giove, e quindi in definitiva anche vicino, non lontano dal pianeta Terra, scombussolando il clima, l'aumento di alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tornado, tutte le catastrofi che stanno succedendo sul pianeta Terra. Per il mese di novembre ovviamente sono attese altre situazioni. Allora vedete, tanti dovrebbero parlare, li vedete tutti bloccati che non parlano. Cercate la logica, cercate il perché, non è perché magari c'è un muro col Messico, come un muro, come se fosse con l'Algeria. Non sono muri, non parlano per i muri, per colpa di muri invalicabili, no. Non è una questione geografica, è una questione di Nibiru, non parlano di Nibiru. Vengono sempre bloccati. E vi do un esempio. In Corea del Nord, Pyongyang adesso ha fatto una nuova base missilistica per lanciare più testate nucleari, per lanciare più missili nello stesso momento. Quindi vedete, c'è il pericolo degli asteroidi. In realtà Pyongyang, ma è una bufala la guerra, una falsità la guerra. Perché? Perché logicamente o una persona smette di fare la guerra, fa la pace, o fa la pace. Pyongyang lo vediamo dal secolo scorso, da quanto lo vediamo? Da anni. Lo vediamo, non si capisce se vuol fare la guerra o fare la pace. Allora, cari amici, quelle basi da dove lanciano i missili sono basi militari che non possono essere oggetto di nessuna obiezione da parte di nessuno. Quindi lì lanciano i razzi quando vogliono, come vogliono. E questo è il punto. Allora non è per la guerra. Quelli sono razzi lanciati contro gli asteroidi. Però siccome non vogliono far sapere delle meteore in arrivo, naturalmente cosa succede? Nascondono tutto, tanto area militare. E mettono sempre sul gioco della guerra. Invece Pyongyang, ecco che la sua base è anche dovuta a questo lancio di missili per gli asteroidi, per tutto ciò che può arrivare dallo spazio. Le meteore, quindi missili costruiti anche per lanciarli contro le meteore della coda del drago del pianeta Nibiru. In realtà questo pianeta Nibiru assomiglia molto a una cometa e ha la coda. La coda detta coda del drago, una coda di proprio di parti di come se fossero asteroidi, come se fosse una cometa. Le meteore della coda del drago. Ed ecco che Pyongyang a questa base missilistica, adesso che volevano veramente parlare di Nibiru, niente, sono stati ancora, è stato nascosto ancora tutto. Pyongyang ha costruito nella sua base missilistica la possibilità di lanciare più razzi contemporaneamente, e quindi questo ha fatto ancora nascondere di più, per più tempo, il pianeta Nibiru, pensando di poter colpire le meteore, gli asteroidi, le meteore della coda del drago. Praticamente questo pianeta Nibiru ha una coda, quindi è tra un pianeta, diciamo, è una cometa, se vogliamo. Pianeta Nibiru, detto anche Planetizer, Colobus, vari nomi, ha una coda, come le comete. Questa coda di meteore, di asteroidi, di meteore, che possono cadere sul pianeta Terra, perché nelle sue rotazioni, praticamente mentre si avvicina al pianeta Nibiru, ovviamente anche il Sole e il Sistema Solare viaggia nello spazio,
Quindi l'avvicinamento è veramente strano. E ci sono meteore che si sganciano dalla coda del drago e vengono assorbite subito dal sistema solare. Cosa succede? Allora, con questi missili vanno contro. E Pyongyang, loro hanno messo la possibilità di poter lanciare più missili, più razzi nello stesso momento, e allora ancora nascondono del pianeta Nibiru. E come a ottobre hanno centrato delle meteore, a novembre di nuovo questo mese, oggi è il 4 novembre 2019, Gennaro Gelmini, a novembre di nuovo c'è questo fatto delle meteore, delle cadute meteoriche. Allora ci possono essere delle cadute meteoriche. Per esempio, se un meteorite cadesse nel mar Mediterraneo, per fortuna adesso è stagione invernale, ovviamente non c'è nessuno sulle spiagge, poca gente, pericolo per fortuna sarebbe ridotto, però chi sta sulle spiagge, chi sta in prossimità del mare, ovviamente sarebbe in pericolo alla caduta del meteorite. Quindi le cose andrebbero assolutamente dette in anticipo. Come al solito non dicono niente in anticipo. Quindi abbiamo anche questa situazione della caduta delle meteore provenienti dalla coda del drago del pianeta Nibiru. Perché mentre il pianeta Nibiru si avvicina al sistema solare, ormai è interno al sistema solare, cosa avviene? Che il sistema solare e il Sole viaggiano nello spazio. Allora, mentre si avvicina, il Sole fa il suo giro nello spazio. Quindi l'avvicinamento è un po' una rotazione, un po' roteante, perché è una cosa che si avvicina mentre c'è un'altra cosa che viaggia nello spazio. Mentre Nibiru si avvicina, il Sole viaggia nello spazio. Quindi avviene che alcune meteore della coda del drago siano sganciate prima, diciamo così, per farvi capire bene, all'interno del sistema solare, in anticipo. E così anche per novembre 2019 abbiamo questa possibilità assolutamente alta di cadute meteoriche. Abbiamo avuto diverse cadute meteoriche, però ovviamente se ne dice sempre poco. Mi ricordo negli anni scorsi ci fu una meteora che transitò proprio raso raso, ma non solo quella in Russia, anche in Medio Oriente, in Arabia Saudita, passò una meteora su nel cielo, proprio vicino alla Terra. Ed era così nel mese di ottobre, l'autunno. Quindi c'è anche da pensare questo. Le meteore si sganciano dalla coda del drago del pianeta Nibiru e vengono contro i pianeti del sistema solare e contro la Terra. Non dicono ancora niente e Pyongyang piazza la possibilità di lanciare più missili da una base militare che quindi peggio dell'area 51, noi non possiamo saperne nulla, però com'è possibile? Agite di logica, cari amici, com'è possibile? O uno fa guerra o uno fa pace. Non esiste una persona che dopo tanti anni dice faccio guerra però non la fa. O fa pace o fa guerra. È nella logica dopo tanti anni. Quindi è chiaro che quella sia anche una base missilistica per lanciare missili contro le meteore della coda del drago di Nibiru, la coda della cometa Nibiru che poi è il pianeta Nibiru. Sono cose molto importanti perché è il futuro del pianeta Terra, oltre aumento dei terremoti, aumento di eruzioni vulcaniche, alluvioni e quant'altro, è ovvio, anche nel mese di novembre 2019.
E siamo qui, cari amici, a continuare. Quindi logico questo aumento di eruzioni vulcaniche, terremoti, alluvioni, cadute meteoriche, quant'altro, eventi anche a novembre 2019. Ovviamente sperando, ma agendo di logica su ciò che sta accadendo sul pianeta Terra. Eppure, verso la fine di novembre, sono attese altre cadute meteoriche, altre meteore che passano vicino alla Terra. Allora potrebbero collidere e mettiamo entrare qualcuno addirittura a cadere nel Mar Mediterraneo. Ovviamente spiagge senza bagnanti, insomma, si riduce queste possibilità di pericolo, però sappiate, c'è il pericolo, nulla ci dicono. Loro hanno questa, diciamo, garanzia di questi, cioè, i potenti terrestri. Certo, a nostro favore, naturalmente, però sappiate cosa succede, che chiaramente nulla ci dicono e vogliono lanciare altri razzi, altre testate atomiche contro meteore che possono impattare contro il pianeta Terra alla fine di novembre 2019. Per venire alla spiaggia del Fogatore, qui sul fiume Ticino, insomma Lombardo, occorre, spesso e purtroppo non volentieri, bisogna venire a piedi, quindi già 6 km che mi farò, più altri chilometri, potrei fare 10 km a piedi oggi. Incredibile, ma è vero. Quindi, comunque, tornando a noi, pianeta Nibiru, oggi è il 4 novembre 2019, Gennaro Giolmini, qua al Ticino, parliamo del pianeta Nibiru, creature extraterrestri, creature intraterrestri. Abbiamo parlato di questi impianti extraterrestri che sono computer. Ecco, bisogna essere calibrati, bisogna già sapersi gestire. Come gestiamo il computer esterno, così dovremmo imparare a gestire il computer interno. Cari amici, quindi Gennaro Giolmini dal 4 novembre 2019 sul fiume Ticino, località La Maddalena, spiaggia Fogatore, insomma Lombardo, provincia di Varese. Ok, potremmo dire, ma non siamo pronti a questi temi. Gennaro Giolmini, io. Non siamo pronti, potrebbero dire chi ascolta, a questi temi. Certamente. Sono io che però ho dovuto parlarvi di questa fase 2. È la fase 2 di rivelazione perché hanno zittito fino al giorno d'oggi. Quindi ho dovuto fare le mie considerazioni e arrivare anche a questa fase 2 con queste cose così complicate. Però occorre al 4 novembre 2019 Gennaro Giolmini qua al fiume Ticino. E naturalmente vedete che lì sembra impetuosa l'acqua, poi vi farò vedere, lì ci sono le rapide. Quest'estate tutta questa zona anche era allagata, quindi dovete sapere, ho fatto dei video, non li ho editati in relazione al rumore. Adesso la videocamera è un'altra, migliorata assolutamente nell'audio, ha dei file portanti per l'audio, vanno benissimo, e quindi però vi allego a questo video del 4 novembre 2019 un video dell'estate, degli spezzoni estivi del sopralluogo in questa zona, quando l'acqua faceva dei giochi di luce veramente eccezionali. Ci sono dei giochi di luce molto belli nel bosco. Ho
fatto un bagno nel bosco, incredibile, nel bosco allagato, e ci sono dei giochi di luce azzurri, verdi, marroni, tutti i colori, bellissimi. E quindi ve li mostro, un sopralluogo della scorsa estate 2019. Adesso 4 novembre 2019, Gennaro Giannini, benissimo. Facciamo un po' di panoramiche, cari amici. Cercherò di fare presto con questi video, sono tanti appuntamenti che stiamo organizzando, benissimo. A presto, prestissimo. Mettete un like, un'iscrizione, se volete, se potete, però è gradita, naturalmente. Ciao. E siamo qua. Da una parte abbiamo, vedete, le rapide del fiume Ticino, che la scorsa estate è andato un grosso rumore alla videocamera, tanto che non si riusciva a filmare correttamente. Poi una seconda volta tornai con Mauri e pioveva. E insomma, è andata sempre tutto bene, ma a volte, quando non si prendono i giorni giusti. E questo è un bosco che in prima estate viene allagato perché si sciolgono le nevi dei ghiacciai e si allaga tutto qua. Alla spiaggia del Fogatore, sull'isola dei Gabbiani, perché di là c'è un ponte poi. Prima filmavamo in quel punto. Poi adesso siamo venuti naturalmente la consueta borsa, tutto quello che occorre, e siamo venuti a filmare da questa parte. E il bosco di quest'estate è quello lì, è questo. Cari amici, paradiso ritrovato, guardate, qui ho fatto il bagno oggi e come ci si sente dopo un bagno così? Un bagno veramente strano, un bagno di fiume attorniato dagli alberi, ero io e gli alberi allagati, qua sono le zone sommerse e io a fare il bagno tra gli alberi. Io avrei potuto farlo benissimo alla spiaggia, c'è una spiaggia qua vicino fantastica, favolosa, mai visto così. Ma cosa è successo? Non avevo il costume da bagno e non potevo mica farmi vedere da qualcuno. Allora ho fatto il bagno nudo qua in mezzo agli alberi, in compagnia degli alberi. Questa volta così, la prossima volta che porto il costume vado alla spiaggia. Un'esperienza fantastica, perché? Perché ero io e gli alberi nell'acqua, incredibile. Non mi era mai capitato di fare il bagno tra gli alberi, mai, mai. Bellissimo, naturalmente qua io cerco di dimagrire, pian piano mi staranno quei vestiti migliori. Quando starò più magro chiuderò un po' le asole, perché quando si apre qua non mi guardo che poi magari l'ultimo bottone si apre, stringo un po' le asole. Questi sono fattori tecnici, sapete benissimo che io starò sempre un po' così, è vero cari amici? E anche il fattore tecnico di non avere il costume, altro che un bottone, non avere il costume da bagno. Abbiamo risolto, nessuno ci ha visto, non do nulla a far vedere, quindi non c'era nessuna ripresa, ero io e gli alberi. Gennaro Giannini, al 12 di giugno 2019, Somma Lombardo, isola dei Gabbiani, alla Maddalena di Somma Lombardo. Ciao cari amici, il paradiso qua, è il paradiso. È diventato il paradiso, una volta era quello che era.
cerco di inquadrare proprio l'acqua tra gli alberi, eh? A volte sembra che ci sia troppa luce, invece no, va benissimo la luce. Poi io ho visto che posso elaborare e cambiare la luce. No, la tengo così com'è, perché guardate che luce tra gli alberi. E non è un dono di Dio, è un dono di Dio. Ma perché non siamo felici che abbiamo tutto questo? Evidentemente non avete mai fatto un bagno insieme agli alberi, un bagno con gli alberi. Anche gli alberi sono nudi, io non avevo il costume, ma mi hanno visto solo gli alberi e sono grandiosi. Qua si muove tutto, se non mi casca qualcosa, dobbiamo anche pensare, questo terreno sono pieno di sassi, si può scivolare, ma niente, ma anche se scivolassimo prenderemmo solo dell'acqua, acqua favolosamente pulita che viene dal Lago Maggiore. Ciao amici, troppo bello qui.